Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Cultura Gaming Network. Eccoci qua con Final Fantasy VII Remake. Adesso cominceremo. Devo subito salutare la cara Tyra che è già pronta in posizione. Mangiato bene? Ma mangiato bene non lo so, mangiato strano, onestamente. È stato un pranzo strano, ma va bene così, ogni tanto io faccio dei pasti strani. E oggi è toccato così, ma l'importante appunto è aver mangiato qualcosa. Dunque, allora, adesso con estrema calma e pazienza ricominciamo. Siamo arrivati in un momento tragico dell'avventura, assolutamente tragico. E sto caricando il tutto chiaramente. Intanto avevo avviato la live, intanto stavo attaccando microfono, cuffie, avviando il gioco e quant'altro. Buon pomeriggio a te, caro Federico, ben arrivato. Tanto per avere la panza piena, esatto. Abbiamo mangiato un po' al cazzo del cane, giusto per magna. Allora, ok, qua ha caricato tutto. Buongiorno anche a te, Ares. Ben ritrovati a tutti. Grandissimi, subito presenti qua per lo spettacolo. Allora, via questo, vi metto un cloud di profilo che fa molto chic. Allora, dobbiamo solo summonare Capriole, manca solo lei che senza le bestemmie non arriva di solito. Poi, a parte questo, sembra sia tutto a posto e funzionante. Allora, dove siamo? In un buco. Ci dovevamo andare di qua. No, un momento, prima di fare queste cose volevo... Ah no, vabbè, Barrett non c'è, Arite è disperso chissà dove, perché in effetti Barrett poi non l'abbiamo potenziato, mannaggia. E poteva servirci nell'ultima lotta. Comunque, andiamo avanti, riprendiamo. C'è Barrett, da qualche parte. Eccola qui, Capriole, ben arrivata, ben ritrovata. Madonna, questi spazi stretti per vedere un attimo. Stiamo arrivando, Barrett. PG qui. Anche T-Fight, push, PG. È successo un casino. Marlene! Bix! Witch! Non c'è più nessuno, Barrett. Non c'è più nessuno. C'è assolutamente più nessuno. God damn you! God damn you all! Così però ti spacchi una mano. Ciao Adil, ben ritrovato anche a te in questo momento di depressione. We did this. No, you can't think like that. Whatever came before, it was Shinra that pulled the trigger today. Am I right? Sto con Barrett sto giro. Mi hanno calcolato a tavolino proprio da stronzo. Ha imparato dalla madre, Capriole. Hold on to this. This anger, okay? Barrett, Marlene's fine. Huh? Aerith found her. Aerith?
Is that the girl they took? Yeah. That's her. What the hell's going on? I asked Aerith to find Marlene and take her somewhere safe. And she did? You sure? Hey, where are you going? Mi sa che non è sicuro neanche Cloud, non avendo risposto, ha preferito non dare risposte. La cosa ovviamente può dare ansia chiaramente a Barrett. Allora, noi avevamo anche una nuova arma per lui che aumenta tutto tranne un punticino magia, che insomma non è un problema, quindi io lo metterei, sì. Il bottone di proiettile probabilmente glielo possiamo anche lasciare, onestamente. Cioè, onesto. Però gli andiamo a mettere un po' di robe. Adesso lui c'ha Fulgor con Fulgore, va bene. Allora. Oddio, una di queste non sarebbe male, effettivamente. Ci pensiamo. Allora, Aerith è persa per un pochino, penso. Quindi magari un po'. Allora, un aero lo mettiamo. Ogni volta non ce l'abbiamo. Vediamo cosa possiamo mettere ancora. No, questo già ce l'ha. No, bio. Ah no, resistenza. Potrebbe essere interessante mettere anche un avvelenamento, onestamente. Anche questo. Ce ne sono diverse carine. Allora, effetto multiosevolana. Lancio automatico, chakra, analitica, ricaricante, turbo ATB, onesto. Forse metterei questa, perché lui comunque è una sorta di tank, quindi volendo potrebbe essere una cosa onesta da dargli, onestamente. Dai, facciamo, per adesso facciamo così, poi ci pensiamo. Pare, ma dopo tutto questo fracassi ancora. Ma lui fracasserà sempre. Allora, aspetta che abbiamo da espandere un po' di roba, perché a lui non abbiamo mai fatto le espansioni, così magari ci dà una mano un po' più concreta. Lui c'ha addirittura 4 robe, ok. Potenza magica assolutamente no. Fisica direi assolutamente invece di sì. No. Ecco, questo anche. Lui ha bisogno di un bel po' di roba. Ricorda di sempre di potenziare le armi, che da qui in avanti comincia a essere difficile. Sì, infatti per quello lo stavo facendo. Mi sembrava onesto adesso. Allora, io Barrett, oddio, io penso che la sua arma da fuoco sia una roba fisica più che magica, ecco, come attacco. Spero, se no sto sbagliando. Un altro PV massimi lo farei. Vediamo di dargli... una difesa magica ve la farei, però vabbè, comunque lui può subire tanti colpi, quindi la difesa lo pimperei anche abbastanza, onestamente. No, qua siamo già stati. Sì, quindi andiamo da qui. Difesa fisica più 5. Sì, un po' di difesa farei. Un bel più 200 lo farei anche. Ah, a proposito degli Esper, io non ho capito come usare gli altri, perché io sto evocando sempre Ifrit, non ho capito perché, però si carica sempre durante i combattimenti, vediamo sempre la barra di Ifrit che si carica, e mai quella di Shiva. Poi adesso magari mettiamo anche il Ciccio Chocobo su Barrett, però effettivamente, adesso che mi ha fatto venire in mente Ares, non abbiamo mai visto in azione Shiva, ma non è mai venuto fuori il comando, non ho capito come triggerare sta cosa eventualmente. Non so se voi ne sapete qualcosina in più su sta cosa. Quello effettivamente me lo son perso. Sì, voglio che abbia tantissimi punti vita, onestamente.
Boh, quasi quasi potremmo fare anche questo, onestamente. Ultimi 8. Una potenza fisica più 8 ci può stare, sì, dai. Ce la giochiamo qui. Dipende da chi utilizzi la summon. Allora, beh, diciamo che effettivamente uso molto spesso Cloud rispetto agli altri. Quindi non saprei se quello fa dipendere chi evochiamo. Magari, non so, se noi adesso mettiamo ad esempio il Ciccio Giocobo su Barret e cominciamo ad usarlo tanto, pensi che... Se assegni il Chocobo a Tiff, utilizzi la summon di Tiff. Adesso vediamo. Allora, dai. Qua abbiamo 23 punti, li andrei ad investire, perché con 23 punti comunque riesce a fare abbastanza cose. Mi piacerebbe tanto tornare su questa spada qua, anche se c'è un castone in meno. Ci penso. Perché alla fine è la più bella. Domanda rituale di ogni Lady. Ma Biggs? Mi sa che Biggs. Sì, sai già la risposta. Madonna, è stato un massacro, ragazzi. Ieri ero tristissimo. Ieri ero veramente tristissimo. È stato un disastro, veramente un disastro. Allora, attacchi questo ce l'abbiamo, attacchi dall'alto no, offensiva in assetto pesante no perché non la usiamo praticamente mai, potenzia gli attacchi contro le parti, questo l'abbiamo fatto e qui siamo più o meno a posto. Qua ci manca da sbloccare eventualmente due del potenza fisica, onesto, è solo questo in realtà, poi ci rimangono tre, va bene così. Si carica la barra del personaggio che uso e comunque carica prima chi colpisce di più. Ah ok, quindi dovrei mettermi come main un altro e di conseguenza, ok, o se no switchare il coso, ok, va bene, immaginavo, grazie. Però appunto, come detto, andiamo, beh, potrei usare un Barret ogni tanto perché dalla distanza in effetti lui lo puoi usare. Mettiamo un Ciccio Chocobo. Ma come zitto Teo? No. Devo capire cosa succede. Ok, andiamo avanti. Vada Cloud, mestamente ma vada. Molto mestamente. Meritiamo di avere una faccia bassissima in questo momento. Teste di cazzo, è colpa vostra, è colpa vostra. Voi e la vostra Shinra di merda. Quale disastro. Meno se ho salvato qualcuno. Ma vai a testa bassa e spacca le ginocchia. Ma tante volte ci spaccano il culo. Quindi è onesto fare un minimo di potenziamento. Vanno anche ragionati. Magari in standard forse ancora ce la caveremo, ma secondo me è difficile. Prenderò delle patoste quando ci giocherò. Where you going? Aerith's house. It's in the sector 5 slums. And that's where Marlene is? Where we hope she is. Tell me she is. Give me something to hang on to. Even if she's not, I won't blame you for it, I swear. Who am I kidding? I'd probably try to tear your head off. Quanta violenza. Hey Tifa, know anything about ancients? I know I've heard of them at least. They come up in planetology books. Meant to be the original stewards of the planet. Could even commune with it, talk to it and stuff. That must be why the Turks wanted her so badly. Within my veins flows the blood of ancients. This planet is my birthright. Failed again, I see. But through suffering, you will grow strong.
isn't that what you want? Cloud? It's nothing. Let's go. Insomma, non era proprio niente niente. Ah, siamo arrivati qua dal... La città murata, tra l'altro. Non me l'aspettavo. Dovrebbe essere quella zona. Sì, 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 come no. Guarda, c'è Sam. Ci sono i Chocobo. Qua c'è la chiamiamola la stalla. Sì, sì, come no. Ok, non mi aspettavo di ricomparire qua. Ma dica! No, mi sa da no. Niente Chocobo. Oddio, uno c'è stava là. Vediamo come sempre se c'è qualcosina. Non si sa mai. Scusi, mi scusi. Wait. Over there. What the hell are they doing here? Their jobs, probably. Just focus on seeing Marlene again. Nothing else. Chissà da cosa sono dovuti queste, chiamiamole, visioni di Sephiroth e compagnia bella. Comunque, ovviamente non saprei da cosa dipende. Allora, ma intanto la musica tristissima prosegue imperterrita, madonna. No, ma d'altra parte il momento è tragico, è giusto così. Andiamo, va. Ah, c'è la Madame M, dica. Well, this is a fine. Eh sì. How bad is it here? Compared to Sector 7, we're doing fine, but that's hardly an accomplishment. Alle droghe, ok, va bene, dai. Seguiamo, va. C'è un senso d'urgenza e di senso del dovere da fare la strada principale importante in questo momento, anche perché mi sembra non ci siano altre cose da fare. But Wedge wasn't up there with them. He got out. Ma anche Wedge ha fatto una brutta fine, tifo. Gli è cascato un pezzo proprio addosso, mi sa. O almeno così hanno voluto farci credere, ma sembrava abbastanza netta la situazione. Come on now, there's no need to be afraid. I've been thinking, y'all. We gotta go find the others. Huh? If we don't look for them, who will? Right. Hey Cloud, gonna need your help with it too. Va bene, Barrett, vada. Allora, situazione. Può aver senso andare di qua o ci mandano poi? Vediamo. Ok, onesto. Onesto. Giustamente dobbiamo andare a fare la nostra missione. E basta. Ok, arrivati. Ci stava un po' di silenzio, secondo me, perché l'accompagnamento musicale secondo me era molto coinvolgente. Stiamo andando, Bart, più veloce che possiamo. Attenzione, c'è un assembramento. Qua, non lo so. Probabilmente no, bisogna andare da qua. Ah, ma tu compari ovunque, in qualunque disgrazia. Cloud, I'm glad to see that you're okay. In these trying times, I hope to develop new materia to help us endure. Onesto. Andare di estremamente quadro, completata, va bene. Quindi compra e... Estremante. Materia fare in prima parte qui quando il nemico è estremato. Onesto. E che fai, non la prendi? Eh sì che la fai. Posso prenderne solo una? Ma sì, vabbè, intanto me ne basta una con quello che costa. Va anche bene. Però vorrei quasi quasi equipaggiarle. Altre missioni? No, ok. Cloud, I've come up with the most fascinating theory. Perhaps you can lend me your assistance in gathering data to test it? Faremo il possibile. Abbiamo già fatto un bordello di roba, eh?
Casomai consegniamo subito. Povero Charlie, preferiva la, il suo sacrificio. Allora, abbiamo quindi nuove cose adesso. Eclettica, apprendimento di tecniche nemiche, onesto. Materia che dà la possibilità di apprendere determinate tecniche subendole dai nemici per poi utilizzarle in battaglia, solo se la materia è inserita nell'equipaggiamento. È chiaro. Carino, vabbè dai, lo prendiamo. Ci manca, che fai, non li prendi? Ma certo, tanto ti trovo ovunque, sei peggio del prezzemolo. Lei? Cioè, stavamo là, guarda, stavamo là. Non abbiamo solo sentito cosa è successo, no, comunque non c'è niente di interessante. Proseguiamo. Allora, vediamo un attimo l'orientamento. questa base segreta di... Ah, ok. No, dobbiamo semplicemente proseguire alla casa di Air, in teoria, però no, onestamente dalla chiamata video che avevamo visto nell'altra puntata non sembravano esattamente lì, onestamente. Poi ci si può sbagliare, stava da questo lato se non sbaglio, casa di Air, non è bello questo piccolo cenno. Allora, mi sono perso. No, guarda che stavo andando giusto, però con il buio non vedevo la via. Ah, eccola qua, perché non era là sotto mosso. E della ragazza non se la caga nessuno. No, povera Jessie, dai, era tanto simpatica alla fine. La sprizzava gioia da tutti i pori, portava allegria in realtà, secondo me, qui. Al di là del fatto che era ammaliata da Cloud, portava un sacco d'allegria. Lei e Wedge erano simpatici. Biggs non abbiamo avuto modo di capire molto, ecco, ma Wedge e Jessie secondo me erano molto simpatici. Questo ha sfondato la porta di casa della gente qua. Where's Marlene? Is she here? Barrett. Che modi rozzi. Sorry, I'm Barrett. Marlene's my little girl. Marlene, she's got short hair. She's cute as a button, with the heart of an angel. She was wearing pink. She was wearing a she's pink dress today. Upstairs. Huh? Oh. I said she's sleeping. Vabbè, figa, vuole rivedere sua figlia. Che cazzo si sveglierà, no? I want to see her too. Come on. Let's go look in on her. Però Irit. Che fine ha fatto? Quella l'hanno rapita e basta. Keep it down. Don't wake her. Vabbè, ovvio che la sveglia, vorrà abbracciarla, far qualcosa, no? Con sta figlia, che cazzo. Eccola qui. Marlene, my baby, thank God. Mi ricordo ancora il cesso che abbiamo fatto noi quando volevamo fuggire. Shinra has my daughter now. I'm sorry. No, I'm the one who asked her to go get Marlene. We'd only just met, but she was so kind and helpful. I took advantage of her. It's not your fault. It was only a matter of time before she ended up back there. Because she's an ancient. Is that it? So she told you about that. She must trust you all a great deal. Yes, Aerith is an ancient. Probably the last one living. She's not my daughter. Not by blood, I mean. If that's what you were wondering. About 15 years ago. My husband, he'd been shipped off to fight on the front lines. But then I received a letter saying he'd be home for a bit. So when the day came, I went to the station to meet him. Thank you.
but he didn't come. I couldn't help fearing the worst, even then. But I told myself his leave must have been postponed, that he'd been delayed. Every day I went, to wait and to pray. And that's how I met her, her and her mother. I thought maybe they'd run away from Wall Market, or that they were topsiders fallen on hard times. I'd seen that sort of thing a lot. Take Aerith somewhere safe. Those were her mother's dying words. My husband had been away for so long, and I was lonely. So I convinced myself the safest place for the girl was with me. It took no time at all for her to start feeling like family. She was a real chatterbox. She told me strange stories. Like how she and her mother had escaped from some sort of facility. And how she wasn't sad because her mother had just returned to their planet. Their planet, huh? Yeah, that sounds about right. I didn't understand any of it at the time. When I asked if she meant one in the sky, she said no, this one, right here. I mean, what can you say to that? Mommy, don't be sad. That's what she said to me one day, out of the blue. So I asked her, what's wrong? A man you really, really loved just died. His heart came a long way to say goodbye. But he couldn't stay because he had to return to the planet. I didn't believe her, of course. And then, a few days later, I received a letter saying my husband had been killed in action. Things like that, she'd just know. It was a lot to deal with, but we were happy. And then came the knock. Coming! No! Go away! Aerith. You know you're not just any little girl. You're a descendant of the Ancients. I had no idea what he meant, so I said, who are the Ancients? They were the original stewards of the planet, whose boundless knowledge and wisdom shall guide us to the Promised Land. Some believe the Promised Land to be a myth, others an allegory of sorts. But we take the words of the scriptures at face value and believe it to be quite real. Which is why Shinra would like very much for Aerith to help You're us- You're wrong! I'm not an ancient! But Aerith, even when you're all alone, don't you hear voices whispering secrets? No, never! But all three of us knew that wasn't true. That man knew exactly who Aerith was, where she'd come from, and what she could do. They knew where she was, but they didn't just take her? Doesn't sound like the Turks I know. She had to come willingly, otherwise it wouldn't work, they said. That's why, even if they did take her away, I'm sure she's still being treated like a guest. And that they'll send her straight back home. Once they get what they need.
I doubt it. You're not planning anything, are you? Don't make things worse than they already are. If I lost her too, I don't know if I could... if I could ever... Just don't. Cloud, maybe she's right about this. Maybe they'll let Aerith go when it's all over. Maybe we'd be better off waiting a little while. Let's head back to Sector 7. Got things to take care of. Like checking up on the bar. Yeah. Okay. Ok, bello questo filmato che racconta un po', finalmente direi anche di storia pregressa, nello specifico di Aerith, della sua madre, ecco, anche se non biologica, comunque la cresciuta, e anche che ha fatto capire a me, e magari a chi che non conosce appunto questo Final Fantasy, sta cosa un po' degli antichi, cosa sono, cosa fanno, perché effettivamente anch'io mi chiedevo, forse non l'ho mai espresso verbalmente, però mi chiedevo, ma scusate, no? Cioè, sanno dove sta e tutto, perché non la prendono, visto che tanto le serve, no? E mo lo sappiamo. E ora lo sappiamo. Molto bello comunque sapere queste storie, come leggevo in chat, sì, che i drammi sono parte integrante. Non so dove cazzo sto andando. Sono parte integrante dei Final Fantasy, che non avendo molta esperienza, però direi che mi sembra abbastanza netta come cosa. Però se messe bene queste cose poi rendono anche grandi le storie. Allora, dove cazzo devo andare? Nel frattempo probabilmente devo prendere questa stradina qui a destra. Molto bello, ma in un certo senso colpito anche questo filmato, che era un po' più lungo del solito, ma fatto comunque bene. Bello. E come diceva anche Adi, dice che probabilmente in questo capitolo qua non si vedrà molto della storia di Sephiroth. Lo penso anch'io, perché se in teoria, da quello che ho capito, dovrebbe essere il boss finale di tutto il Final Fantasy VII, e qua arriveremo tipo manco a metà. Peccato, ecco, quello è sicuramente un peccato, perché toccherà aspettare ancora un bel po' d'anni per vedere tutto ciò. E poi giustamente la chiusa finale c'è la capriole con che però la mappa è sempre da zona. Onesto, severo ma giusto, anzi direi, severo ma giusto. No capriole, perché la faccia bassa? Cioè era un momento da faccia bassa estremo, ma tu di solito non sprigioni queste cose. Tanta faccia bassa per il passato di Aerith. Tremendo. Tanta tragicità in tutto ciò. Poi in realtà, per come sono strutturati questi giochi, non sono neanche sicuro che ci sarà un lieto fine vero e proprio, non so. Io spero di sì, però qua ci sarà, secondo me sono quelle storie che vanno sull'agrodolce, no? Che qualcosa va bene, ma qualcosa sommato va anche storto. E anche onesto, per dare un taglio più umano alle storie. Anziché aspettare mille anni per la chiusura, puoi pensare di giocarti il 7 Remaster. Sì, sai che dopo la puntata di ieri ci ho pensato anch'io. Ci ho pensato fortemente, perché devo dire che la puntata di ieri è stata molto potente per me a livello di eventi che sono successi, quindi l'ho veramente pensato. È probabile che succederà, anzi, perché effettivamente la storia mi sta piacendo tanto. Non capita tante volte che una storia riesca a darmi tutte queste sensazioni, quindi secondo me ci sta eventualmente un acquisto della remaster. Che sono stronzi ad aver diviso il gioco in varie parti. Quello sì, l'hanno spiegata con il fatto per farlo meglio eccetera eccetera, però allora è ovvio che qualitativamente è molto alto, però diciamo che la vedo come un'ottima operazione di business, perché
si hanno venduto in un weekend 2,3 milioni di copie, capirai che se lo moltiplichi per tutti i capitoli che faranno, fanno le milionate. Però l'avrei accettato se anziché farli a 75 euro a copia li avrebbero, se li avessero fatti a, come si chiama, a 50 euro ci sarei stato. A 50 euro alla, a copia nuova ci sarei stato, così, così no. A 75 euro prezzo pieno no. Beh, allora dura un casino, perché comunque siamo qua da circa 22-23 ore penso. Quindi chiaramente hanno ampliato la durata, perché fanno, da quello che ho capito, fanno, hanno ampliato molto cose secondarie, no? Però ecco, magari facevi meno cose secondarie e più cose principali fatte bene e probabilmente andava bene uguale, non lo so. Non avendolo giocato l'originale non posso nemmeno esprimermi in maniera troppo netta su questo. Posso solo dire che appunto da giocatore dover aspettare tanti anni per giocare un gioco singolo che l'hanno diviso in tante puntate, ecco, sicuramente è fastidioso. Venga qui, signor Vermiciattolo! Vai di Ignis. Onesto. No, vas. Ah, cazzo, è andato sottoterra e si è curato il maledetto. Vai, mandalo a cagare. Onesto. Allora, 60 euro non è mancato tutto il gioco. Sì, quello avevo letto, farlo meglio, gnegnegne. Sì, no, sono d'accordo, capito, sono d'accordissimo, infatti ho detto, sono piuttosto d'accordo. Poi da giocatore novello, ecco, non posso dire troppo, perché appunto non ho un feedback del passato, però sono abbastanza della stessa, dello stesso avviso, per carità. Le storie dei Final Fantasy erano già belle ai tempi dello SNES, ecco. Hanno avuto sempre un gran... Beh, direi che fino al 10, ecco, da quello che ho capito da chi ci ha giocato con frequenza, sono sempre riusciti a fare ottime cose. Chissà quale delle due parti era meglio. Orca troia, che cazzo è sta? Ah no, c'ha l'incoglionito. E allora to! Ok, vulnerabile al core. Usa una tecnica per dire che la materia è onesto. Una storia di 20 anni e passa ed è ancora così attuale. Sì, questo è sorprendente, sai, non sapendo la storia, come detto, non sapendola. Mi ha sorpreso come questa storia che ha 23 anni di età sia di un attuale spaventoso, perché puoi vedere la differenza in un certo senso tra classi sociali, no? Perché tu sei qua che bazzichi in sti bassi fondi, cerchi di lottare per qualcosa, poi ci sono quelli della Shinra tutti ben vestiti che abitano nelle zone fighe, insomma già lì vedi questo. Dopodiché c'hai la questione ambientale che qua ti manco. A parte adesso che c'è sto coronavirus, se no senti solo parlare di ambiente di solito. E quindi dopo c'erano altre cose che adesso non riesco a concentrarmi a sufficienza per elencarle. Perciò è molto molto interessante questa cosa, a mio modo di vedere. Di come dopo 23 anni in realtà trova un'applicazione pratica nel mondo odierno sconvolgente, a dire la verità. Però bello, cioè, sconvolgente, ma in senso assolutamente meraviglioso. Dove cazzo scappa sto rincoglionito? Ma no? Ma dovremmo lottare in teoria, no? Abbiamo striggerato la lotta. Fatto un macello, vai. Mamma mia, abbiamo fatto dei danni allucinanti. Onesto. E quindi sì, fino adesso una grande storia, e appunto pensare che siamo tipo solo all'inizio è sconvolgente. No, l'unica cosa, ripeto,
Square Enix purtroppo c'ha dei tempi di sviluppo sempre molto dilatati. Poi sapendo che c'è Nomura, che abbiamo visto che cazzo ha combinato Nomura con Kingdom Hearts, i tempi di sviluppo, cioè questo fa una paura folle, fa una paura folle. Io spero abbiano fatto un piano serio come tempistica, perché sennò è un casino. No turning back. Ma fai un Ignis, ragazzi. Così alleniamo i guanti, no? Abilità tallonata da killer. Mamma mia, occhio. Vai, fanne ancora una che c'hai tempo. Etto, è bene così. Secondo me Barrett con un fulgo può fare il suo dovere. Cazzo. Signor Cloud, una curatina alla signorina, grazie. E invece niente. Nessun problema, abbiamo rinascita. E qua senti la mancanza del medico. Oh, va là. Cazzo. Magie. Vai. Cos'è? Sei onesto. Un fulgor lo farei. Aspetta, ma lui potrebbe avere ancora, sì, vai. Oh là! Mandiamola a cagare! C'è da dire a loro però che sono riusciti ad espandere di tantissimo le mutazioni e la trama. Nell'originale la parte di Midgard durava 5-7 ore, qua si arriva a 30-40. Avrebbero potuto fare come R3 e non so se i giocatori sarebbero stati più contenti. Sì, no, infatti dal tuo punto di vista mi piace. Ecco, perché appunto, come dicevo, io non posso esprimermi più di tanto perché non posso fare il paragone con l'originale, no? Però ecco, il fatto che hanno potuto sviluppare molto di più la trama può essere un pro, perché puoi sviluppare molti personaggi, da quello che ho capito i vari Wedge, Jesse, Bix e compagnia bella in teoria non li vedevi tantissimo, o comunque non in una maniera così espansa nell'originale, no? Quindi cioè c'è del positivo. Poi chiaro, è peccato che devi d'altra parte un remake, no? Quindi prenderlo un po' come se fosse una cosa nuova e da trattarla come tale. Allora magari ti va più giù. Allora, vediamo di capire dove andare. Perché là c'erano nemici, però sembra anche al piccolo cieco, chissà. Però dobbiamo curarci. Poi ecco, comunque io come giocatore appunto nuovo non posso troppo lamentarmi, perché io lo tratto come un gioco nuovo che sarà suddiviso in tot capitoli, in un certo senso, un po' come se tu vuoi giocarti la saga di Uncharted e c'hai 4 capitoli, no? Io, non avendo giocato all'originale, posso trattarlo in questa maniera qua, no? Come se fosse un gioco in realtà fatto da 4 capitoli di una saga. Ok, onesto. Allora io andrei prima da questo lato a vedere cosa c'è, oltre a un po' di stronzi, però scarsi, mamma mia, livello 24. Would kill for a shower. Però qua sembra prosegua in maniera... Sì, allora aspetta, prima andiamo a vedere di là cosa c'è. Sì, Bix, Jesse e Wedge li vedevi solo nella prima missione, nell'attentato al reattore dove morivano. Ah, ok.
Sì, ci può stare secondo me. Come a livello espansivo a me piace, ecco. Poi ecco, come sempre dico, non posso fare paragoni, però a me fa piacere quello che sto vedendo, cioè a me è piaciuto tanto quello che ho visto fino adesso in questo gioco. Allora, Anton, ma quanta resistenza? Perché resiste così tanto? Muori, cazzo. Olè. No, che cazzo. Fagli un turbo pugno. Te dago un pugno. Mamma mia. Oddio, quanta violenza. Grande, grande. Grande. Let's go. Aspetta che là c'è sta una roba. L'ho vista sbrilluccicare. Ampolla di etere, bene. Sempre utile. Diciamo, ecco, che il fan, insomma, con i suoi pro e con i contro, effettivamente non è mai troppo contento di vedere grossi cambiamenti al gioco che adora. Però tante volte sì, possono esserci delle cose anche positive in tutto ciò. Poi non so se questo è il caso. Allora, facciamo un Ignis, che di solito su questi è molto violento. No, c'ha fottuti. Fai pure un fulgor. Che fa, insegue? Cazzo, arrivano con le mazze qua, ma siamo pazzi. No, cattroia. Be careful. Try this. Vai con la violenza, con la violenza. Oh yeah. E mo te la becchi tutta. Mamma mia, con quanto stile, con quanto stile l'abbiamo qui. Ok. Ma guarda questo che muore con sto culo per aria ogni volta. C'ha proprio il vizio. Allora, robe da aprire. Sfera gravitazionale. Ci sono un sacco di oggetti che non abbiamo manco mai usato. Eh sì, hanno sto viziaccio di morire a culo all'aria. Ah, siamo messi di merda. Occio, 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 occio. Onesto, onesto, abbiamo fatto un discreto danno. Non possiamo fare più ste cose, allora fai catena rapido. Bene, però dovremmo rimetterci un po' in... in sesto, il momento che ho perso l'orientamento è giusto di qua. Là c'è qualcosa, no, siamo arrivati da là, quindi a posto. Barret una pozioncina tifa, dobbiamo darla, però se no rischia troppo. Ok. Poi abbiamo già fatto tutto il percorso con Nairit al tempo, lo troviamo già bello corto, direi molto bene.
Secondo me dovremmo esserci quasi. Ah, qua c'è gente, sì, direi che siamo arrivati. C'è gente normale. Gente che non vuole ucciderci, almeno. Normale, poi tutto da verificare. Sì, siamo arrivati, sì, ci stanno fiamme e casini vari, madonna. Wymer! You're alive! Still in one piece? Who else made it out? I wish I knew. Sorry. Oh, it's fine. I'm just glad you survived. Gives me hope for the others. This is bad. Allora, diamo un'occhiatina. Beh, una curatina ce la diamo. C'è una musichetta da comprare. Credo che le abbiamo prese tutte fino adesso. Non dovrei averne mancate. Anche perché penso abbiamo fatto una discreta esplorazione. Poi magari finiremo il gioco dove scopriremo che non abbiamo esplorato un cazzo. Però in teoria, dove c'era un pertugio, noi ci siamo infilati. Vai, compra, e io comprerei anche un po' di gran pozioni, un 5, 6. Vai, esageriamo, prendiamone 6, vai. No, tanto altro non c'ha, ok. Il resto più o meno abbiamo tutto abbastanza in quantità, onesto. Bene. Careful out there. Dice dove andare avanti, altre cose, onestamente. Vabbè, quello che lavori con la pietra a posto così. Procedi verso il passaggio? Sì, direi che siamo abbastanza pronti ad andare. Sempre belli questi caricamenti. Ok. Let's see what's on the other side. Ok, ci proviamo. Salendo in superficie. Eh sì, noi stavamo cercando di tornare al bar. Forse non ci torniamo, perché se ci crolla tutto, forse non ci torniamo. Lui sta andando diritto verso di là, no, qua non c'è niente. Qua. Andiamo. In effetti il bar sembrava quasi che fosse stato risparmiato. Poi vedremo. Però bar è te. È molto in forma, non vedo l'ora di andare. Guarda quanto corre, ma mi aspetti! Di qua c'è qualcosa, scusate. Ok, no, onesto, ora possiamo proseguire. Perché Barrett c'ha la pepe al culo, ma noi come sempre dobbiamo guardare. That one was a lot closer. Hello! Is there anyone out there that needs some help? Bassi fondi, ok. In un certo senso ci siamo arrivati, poi. Tutto abbastanza scassato. My god. Just a little more. Come on. Come on. It won't budge. Make room. Morrow, you're alive. With me. Ready? Great job, guys. Thank you.
I can't tell you how relieved I am to see you. So, what now? Don't know. Find something, anything to do. Been back to the bar yet? No. Maybe you should go take a look? Okay. First the bar, then the rest. Careful. The roads are a mess. Watch your step or you'll wind up in a hole. Okay. Intanto stavo pensando che alla fine tutto questo attentato che hanno fatto non mi sembra l'abbiano camuffato per farlo sembrare un incidente. Cioè, non dico che l'hanno, la Shinra l'ha rivendicato, ma se non ho capito male, cioè è abbastanza palese a tutta la popolazione che è stata la Shinra stessa. Musica da faccia bassa molto molto, ormai tra ieri sera e oggi siamo ormai a 2-3 ore buone da faccia bassa qua, eh. Veramente, d'altra parte con sto disastro non si può fare altrimenti. Tifa. Mi sa che non giochiamo più a freccette qua. Shit. Hear that? That's Wedge's cat. What? Let's follow it. Non penso troveremo nulla di buono, purtroppo. PG, PG. 1, 2, 3. Cerchiamo di vedere la colpa lava. Cioè, sì, quello ci sta, però hanno usato proprio i loro mezzi, quindi boh. Non eventualmente non saprei come riuscirebbero a girare la frittata. Poi, vabbè, mezzi ce ne hanno, eh. Vada gattone, vada che. Che la seguiamo. Cazzo, non abbiamo neanche avuto modo di salutare Wedge, in effetti, comunque, perché Bix posso scendere anch'io? Scusi? Permette? No? Non permette? Dica? Noi... Ah, ecco che è comparso. Hey! We're coming down! Wedge purtroppo non l'abbiamo salutato, ma penso non lo faremo, perché penso sia rimasto schiacciato malamente. Però dov'è che stiamo andando? Sta roba era nel sottosuolo. Wedge? Wedge! Dica! Sta lì? Non ne va bene una però, eh. Il laboratorio sotterraneo Shinra è proprio sotto i nostri piedi sta roba. Ha perso un pezzo di braccio? Barrett? Ah no, forse no. Tifa! Cloud! Shout if you can hear me! Hey! Quando compare il mirino significa che nelle vicinanze c'è un ostacolo che Barrett può distruggere colpendo con quadrato. Quando ti avvicini l'ostacolo viene segnalato, ma puoi distruggerlo solo se Barrett usa un'arma a lungo raggio. Onesto, però aspettate, tanto c'è una panchinazza. E che fai, non la usi? Beh, in realtà non dovremmo averne bisogno, no, infatti. Però guardiamo se c'è qualcosa qua. Non dovrebbe, abbiamo un bordello di roba. Sei onesto. Onesto, non ci serve niente. Ora cominciamo a scassare roba. Con quanta violenza. Wedge, hang in there. Ah,
Vai, 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 vai! Spacca tutto, eh! Toh, mamma mia! Get your ass out of here! Suck! Vai, oh cazzo, guarda quante casse, vai, spacca tutto. Vai, anche qua in alto, te ne sei dimenticato un paio, eh. Ok, quante casse ho? A caso. Sti topi, toh! Spara l'animale! Allora, fai pure una magietta che male non fa, toh! Mamma mia, quanta morte e distruzione, onesto! Vabbè, noi favoriamo, eh! Noi favoriamo di tutto questo banditi. Guarda che ci sta ancora una intera, lasci fare. Ok, ora abbiamo scassato tutto. Oh yeah. Ci piace Bart per combattere comunque. Beh, non è male. Ah, ma abbiamo dimenticato un sacco di casse. Vai, scassa. Siamo pieni di tutto. Ma come hai cercato? Li ho viste, sono stato assolutamente... un occhio d'aquila, però le prenda, zio Billy. Mi scusi, di là. Ma che sono scassate? A me non sembrano scassate quelle tre, abbia pazienza. Deve scassare quelle tre cazzo di casse. Oh, mo sì che abbiamo spaccato. Onesto. Qua è spaccato quasi tutto. Ma io poi scoprirò che c'è un trofeo di spaccarle tutte, peccato, no? E poi trovi oggetti, quindi... a maggior ragione. Mo spacchiamo tutto. Lasci fare. Deve colpire dall'altro lato, razza di coglionito. Una cosa devi fare, spaccare tutto con sta roba. Onesto. Ok, mo abbiamo scassato tutto. Non è vero, perché ce ne stanno altre qua. Ok, ora sì. Giustizia è fatta. Però, momento. Mappina. Qua c'è qualcosa da scassare. E che fa? Non scassa, sì che scassa. Ecco. Da qui dove andiamo? In qual pertugio andiamo? Il nostro... ma che ne so? Ma non mi dire che qua è la parte giusta, cazzo. No, torni indietro, lasci fare. Perché di là quindi cosa c'è? Perché fa? Abbandona zone? E no che non mi abbandona. Scassi anche da qua e dopo... e dopo decidiamo da che lato andare. Ah, altre casse! Ma qua è sorpresa! Ok, non c'è rimasta anima viva, onesto. Ah, così, col calcetto. 2000 guild, onesto. Ok, quindi ora possiamo andare avanti di là. Top. Ora sono soddisfatto. How long it take them to build all this beneath our feet? Sì, sorprendente più che altro che l'hanno fatto veramente. Ma che, stai impazzito?
ma guardalo, ma abbia pazienza, abbia, deve aver pazienza, porca troia, capisce la pazienza. Pigliate questo. Attenzione. To. Mamma mia. Oh, siamo riusciti a fare una di quelle robe, ma Togo. Siamo riusciti a fare un obiettivo di quel coso che non sono in grado di fare. Magia, un bel fulgorino. Onesta. Però non so come l'ho fatto allora. Porca troia. Ho detto Togo, sai che non me ne sono reso conto effettivamente. Non ci ho fatto caso se ho detto Togo. Però i Togo sono buoni, signori. Comprate i Togo. Man, you'd think they dug halfway to hell. Ah, avevo detto colesterolo, non capivo. Coleostrato, oddio, vabbè, abbastanza simile al colesterolo. Get your ass out of here. Ma qua si può spaccare qualcosa. Vabbè, proviamo. No, scassa tutto, onesto. Sei posseduto quando parli, probabile. Io parlo a raffica tutto quello che mi viene in testa, cioè io do semplicemente voce ai miei pensieri che farei se giocassi da solo. Ed viene fuori un casino. Ma sei scemo. Bene. Oddio, bene, siamo quasi morti. Dica? Chi va là, amico amico? Attenzione, abbiamo sentito un discreto ruggito. E noi ovviamente andiamo verso ruggito, no? Mi sembra onesta come cosa, se no. Aspetta, sopra o sotto, mo? E io che ne so. Come faccio a saperlo? Che cazzo. Vabbè, non so, mi sembra secondario. Non promette niente di buono, no, effettivamente no. Poi ci sarà già un turno al lotto capire qual è la strada secondaria. Sì, ma gli deve colpire, cazzo. Vai che sta in tensione. Magie, fulgor, divoriere. Madonna, è morto sul cuore. No, questa non la sfondiamo, va bene. Gattone? Oh yeah. Bene, ok, fin qua ce la caviamo. Si è scassata, sì. Dove stiamo andando? Dai, forse non è avanti. Secondo me avanti è di qua. Non so con quale criterio. no, mi sa che stiamo andando avanti. Cazzo. Altre case. Ma metterle in una zona più comoda, no? Porca troia. Perché mirare non è proprio una cazzata. Cioè, devi fare un po'...
a caso, mi sembra. Non credo ci sia un comando mira. Si è scassata, sì, si è scassata. You really wanna throw down with me? Un bel fulgorino ai topazzi lo farei. Non vedo un cazzo. Molto bene. Nostro da ben dietro. Vai, vai, come tiro al bersaglio, lascia fare. Ok. Ne dagli emogurie come se non ci fossero domani. Dove stiamo andando? Madonna, non lo so. Ormai mi sono perso, mi sto fidando delle vie che mi si aprono davanti. Tifa! Ecco, se nel dubbio abbiamo beccato la strada principale, che balle, uno vuole esplorare e non c'ha modo di farlo. Neanche il mio potere di perdermi in queste cose. Quando voglio perdermi vado nella strada principale, è pazzesco. Onesto. Sorry. Magari cerchiamo di salvare la signorina, che dice? Abbiamo aperto un pertugio forse, eh? Se forse, non lo so. Dove cazzo sto andando? Sono arrivato, signorina, la salviamo noi. Forse, almeno ci proviamo. Allora andiamo. Vado avanti, non cincischi. Cazzo, se non ci hanno fatto cincischiare un cazzo. Vedo spaccare le robe con lui, non è proprio una cagata. Faremo anche questa, no? Nel dubbio. Onesto. Bene, ora abbiamo fermato tutte le robe. La 1, la 2 o la 3. Ma posso switchare la signorina, che per i movimenti secondo me è più faiga. Permette? No, dobbiamo usare lui. Va bene, onesto. Cioè, no, non è onesto, ma lo accettiamo. Ah no, era giusto una gabbietta con ste casse qua. Ok, va bene. Andiamo allora nella porta numero 2. I'm afraid to ask, but did you just shoot your way in here? Attenzione. Ah, c'è una lotta. Anton! Come on! Ma che sei pazzo? Puttana. Finish him off. Ha. Ha. Bring it. Ha. 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 Onesto. E io darei di tallo un turbo pugno, anzi, che è molto figo. Madonna che in azione la squadra di salvataggio Cotofronzo. Ecco, ci stanno anche i Cotofronzo di cazzo. Ah, ma così sfondiamo le porte, onesto. Gianjamin potrebbe imparare qualcosa da Barret. Ok. Se dobbiamo scassinare una banca così si va veramente a cannone. Oh!
Ah, tra l'altro, di Giangio, in teoria stasera torniamo con Dying Light, e oggi dovrebbe essere abbastanza sicuro che ce la facciamo. Verso le 20, 20 e 30, ecco. Se avete piacere di farvi due risate con Dying Light, dopo l'ultima volta, ci trovate tendenzialmente. Vi avviserò su Telegram direttamente, ma... sapevatelo, sapevatelo. Ah, vedi che mi sono dimenticato della porta numero 3, che ci sta la cosa. Altre, madonna, che movimenti violenti. Ok, ora possiamo andare, abbiamo preso. Vada, non ci cischi. E ok. Ok, scassiamo qua. E via andare. Deve fare dei rumori di sforzo, pare, quando spara, che manco al cesso quando fai quello che devi fare. Fai tutto sto casino. Onesto. Allora, qua non c'è niente. Perché non c'è niente da pigiare? Ah, sarà perché devi pigiare solo con Cloud, forse. Qua non possiamo pigiare niente. Mannaggia. If I gotta climb another damn ladder. Porca puttana, c'è un po' di gente brutta. Venga qui, merdina. Ah, cazzo, stiamo messi male di salute. Porca troia. Allora, magie, energia grossa per me. E magia grossa anche per Bar. La madonna, però l'abbiamo curato, bravo. La madonna. Non è proprio nothing, signorina. Io glielo dico con tutto il cuore, non è proprio nothing. Cos'è? Ciao Phantom! Mi dispiace che sia prolungata, ma sono contento che tu ci sia. Ben ritrovato, ben ritrovato. Letto al volo. Sti professori scostumati che fanno le lezioni lunghe. Ma che cos'è? Vai, che intenzione! Tensione! Tensione! Magie, dai ed ecco, va là. Oh yeah! Signor Barrett! Cazzo, abbiamo perso il coso, peccato. Vai così. Anche lei, signorina. Ah, cazzo, ha finito la magia. Allora fai. Restituisci i PV in proporzione a quelli persi. Onesto. No, ma lei sta bene. Orco 2. Vacca troia. Sei un cazzo di stronzo. No. Niente. Vabbè, oggetti, comunque una gran pozione me la darei. Senti, giovanotto, mi ha rotto i coglioni. Beh, questo può essere onesto.
I'll hang back. Let me hit. Bring it! Give your doll. No, che coglione. Vai tu il turbo pugno allora. Oh yeah, con tanto stile, con tanto stile, quel turbo pugno. Allora, raccapezziamoci, capiamo dove siamo, facciamo mente locale. Porca troia. Ok, in teoria da qua da qualche parte bisogna. Forse la scaletta. Scendiamo? Esci. You think Wedge is holding up okay? Of course he is. He's a lot tougher than people think. Siete molto fiduciosi. Molto fiduciosi. We should treat him to a nice meal when he gets back. His choice. Watch yourself. I'm up for anything. That it? Bring in the heat. No, ma la madonna. Cazzo. L'abbiamo fatta al cazzo di cane la. Ma siete dei rompicoglioni! Fulgor and Tom! Fai un pugno, Fange! Mamma mia, il pugno! Quanta violenza sto pugno! Ah cazzo, sta morto quell'altro, porca troia. Good to go. Magia, riusciamo? Riusciamo a fargli un Ignis, vai. Ok, così ci siamo. Mega pugno. Turbo pugno, mega pugno. Bello, mi piace Tifa, mi piace come spacca. Però siamo messi molto molto male, molto molto male. Dobbiamo fare anche un po' con l'etere perché non ce ne abbiamo più. Tifa è forte, con questo turbo pugno è molto potente, mi piace tantissimo, da quando ce l'ha è tanta roba. No, credo si debba salire di qua. Anche perché non vedo molte altre vie. Oh, coi volteggi. Magie, Ignis, sul colesterolo. Oh yeah. Tanta roba. Ha fatto un gran casino. Adesso troverò la panchina, ma sicuro, ma è scontato, mo che ho fatto tutto questo casino de cura, troveremo la panchina. Di solito va così. È per forza che c'è, ma Dio. Maledizione. Vai di canzoncina, comunque. Man them, Father 7. E prendiamo, poi, mega pozioni grande così in sconto, prendile che stanno a saldo. Etere a saldo, ho detto di sì, cioè volevo dire di sì, vai, onesto. Bello questo, perché c'ha ben 4 castoni, però abbassa troppo le difese, non mi fido di ste cose. Allora, riposatina, già che c'è, abbiamo sprecato un po' di robe, evidentemente, però almeno possiamo comunque riposarsi, quindi sta bene. Con questa musica da sala d'attesa, poi... Ah, c'è anche la macchina del caffè! Caffettino prima di ripartire, Tifa? No? Madonna, però non serviva a scaramentare il tavolino in giro, Tifa. Bastava dire no grazie. Vabbè. Eccolo qua. Wait!
He's okay. You sure? Making me worry like that. I'd kick your ass if you didn't look like shit. Ah, pensavo fosse morto, onestamente. Thank God. Thank you. Okay, let's go. Sure. Yep, it's you all right. Però mancherebbe Cloud all'appello. What is this? Oh cazzo, chi diavolo sei? Che schifo sei? In quanti siete? Porca puttana! Ma che merda è? E quanta arroganza! Però sono deboli ai colori, guarda che roba, onesto! Il problema è che sono in tanti, però vanno giù molto bene. Vai di turbo pugno. Madonna, quanta violenza questa donna! Quanta violenza, vai di violenza, cazzo! E mi diverto come un pazzo! Fagli un altro turbo pugno! Quanto! Turbo pugno! Vai calci in culo! Pugno in culo! Ento! Non ne avete abbastanza? Eh sì, anch'io ci ho pensato a Venom, effettivamente. Toh, venga, venga, ce n'è per tutti! No, non prendere quelli che chissà dove cazzo sono. Vada! A calci in culo! Tallonata da killer! Oh yeah! Yes baby, con violenza! Venga qui, dove cazzo scappa? Puta merda! Toh, scappa sto cazzo! E mo questi però? Barretta, è il suo momento! Lo deve colpire zio Billy però, se no è un casino! Magia, Fulgor, toh! E da qui non li colpiamo mica però! Ancora due! Aspetta, facciamoci un giro, magari troviamo come salire. Che moglie fa. Non è vero, c'è un cancelletto insormontabile. Maledizione. Ma che stronzata. Un fottuto cancelletto. E niente, ora torniamo da lui. Guarda che figlio di merda. Schiva questa, merdona! E schiva anche questa, merdaccia! Toh! Con estrema violenza. E basta, quanti ce ne sono? Cancelletto il nuovo sgabello, ragazzi. Sì. Ah, mo ce lo fanno schivare. Ma sei una merda. E mo salgo. Okay, cover me. Vado.
Cover me! Che sto andando, Cribbio! Olè, con quanta sgagliardaggine, olè! Dai, siamo pronti col turbo pugno! Porca puttana, questo sembrava più grosso. Questo è più grosso. Ma con quanta leggiadria l'ha presa con la mano per i piedi. Ma manco al circo. Mamma mia. Ma quanti ne abbiamo ammazzati in un colpo? Quanta violenza. Porca troia! No, non siamo una sega, ok. Ah, fatemi capire. No, non c'è un cazzo da capire. Becca il tentacolo, va. No, orca troia, l'abbiamo curato. Però è vulnerabile alle schiena. Ed è distratto da... Non è più distratto, non è più distratto. Distraiamolo. Senta, non ho tempo per te. Vai a cagare veloce. Oh yeah. Però qua vanno avanti a rompere i coglioni in maniera molto aggressiva. Ok, tentacolo andato. Ma non posso fargli un calcio volante, no. Purtroppo non posso farci niente. Poi è diventato di fuoco, direi. Quindi cambia. Che non posso colpirlo, cazzo. Ma guarda la fila di stronzi. Abbiamo bisogno di un po' d'etere, se no non facciamo un cazzo. Oh la madonna! È un attimo complessa questa lotta per come è strutturata, effettivamente. Non rompete il cazzo, porca troia. Questi si continuano a spawnare, chiaramente. Però volevo cercare di avere della vita onesta. Allora, oggetti, gran pozione anche per me. Ci servi più sotto FIFA che sotto, onestamente. Devi scendere anche prima.
Merda. Oh, abbiamo la limite di lei, vai. Mi sa di no. Orco 2, c'è la triggerata, porca puttana. Che sfiga. Vai, invoca. Ah, porca troia, ci vogliono tutte e due le barre, ok. Vai di Chocobo Ciccio! È il momento! Mamma mia, il nostro piccionazzo! Cosa può fare questo? Generale, non ho... Porca troia. Madonna. Complessa. Allora, comunque adesso che ci penso, più che a Venom questa somiglia a Carl. Ciccio Grifo, nel dubbio arriva anche un Ciccio Grifo in chat, mi sembra più che doveroso. Allora, va organizzata questa. Adesso organizziamo un attimo le magie. Diciamo che quelli piccoli sono scarsi, ecco, sono molto carne da macello. Più che altro questo grosso non sono riuscito a fare le cose per bene, secondo me. E onestamente, più che il Ciccio Grifo, metterei Shiva. Poi lui c'ha Aerea, che onestamente non serve al momento, e quindi toglierei in favore. No, non tutte ste robe. È una curativa che non ce l'abbiamo, effettivamente ci servirebbe Aerith, che al momento... Non c'è, potremmo far così, se... Sì. Poi qua abbiamo messo... materia che aumenta i PV massimi, è onesta, però non so quanto ci serve adesso. Cioè sì, però ha tanti PV, quindi anche se ne rinunciamo ad alcuni forse non è un dramma, ecco, no, in quel senso. E così ci potremmo mettere, sì, ho uno scan, perché altre magie, tanto c'è già lei che c'ha Cryo e Ignis, quindi siamo abbastanza a posto. Potremmo provare uno scan. Dove sta? Analitica, ok, ne abbiamo una sola, vabbè, onesto. La mettiamo così. Tifa invece, che c'ha tante robe, hai dato che c'è la barra di Fela, però secondo me non ne avevo di meglio. Onesto, guarda questo quanto fa bene, da tanta difesa fisica in più a discapito di un minimo in meno di difesa magica. Non so quando l'ho preso, ma lo mettiamo subito, perché abbiamo anche un bordello di castoni. A questo punto dovrei avere anche aumenta minimo TP quando il minimo quando il nemico è stremato, lancio automatico, aggirante, ecco, questo potrebbe essere utile, perché appunto dobbiamo spammare abbastanza magie con lei in questo momento. Poi lei c'ha, aspetta, allora Ignis va bene, energia va bene, Cryo mi sta bene,
Chakra, come versione del cibo dei PV manca. Questo devo imparare ad usarlo più spesso, perché effettivamente è un'abilità molto utile che non ho usato quasi mai. La barriera non la sto utilizzando, quindi potremmo anche toglierla a favore di qualcos'altro. Lancio automatico energia. No. Un qualche PV in più me lo metterei. Poi volevo vedere queste qua, ecco, queste blu. Se potrebbe esserci qualcosa di interessante. Armi, danni elementari 100%, protezione, resistenza elementare più... questo qua non è male. Ce l'ha già? Perché c'ha una T di Tifa? Che non ce l'ha, forse l'ha avuto in passato. Effetto multibersaglio, durata delle alterazioni, durata alterazioni, lancio domani... No, un elementale per avere una protezione elementale in più mi sembra onesto. Mi sembra più che onesto. Potrebbe andare meglio così. Dai, qua abbiamo qualcosa di nuovo, non dovrebbe. Ok. Qualche espansioncina, Tifa, la facciamo? La facciamo? Sì, la facciamo. Sti cazzi. Già che abbiamo 20 punti, che fai? Non li investi? Sì, che li investi. Allora, qua abbiamo ancora potenza fisica più 6, che può essere interessante. Se no qua abbiamo ancora attacchi dall'alto, no, attacchi alle spalle, no, recupero PV colpendo un nemico in crisi, non è male, ma non lo so. Se no qua abbiamo ancora potenza fisica, rapidità, vabbè, andrei di una potenza fisica onesta, ce n'avevamo una più grossa, sì. Ok, a posto. L'elementale, se la combini con la materia magia, trasforma tutti i colpi base in danni elementali. Però qua sono tutte singole, quindi non posso combinare niente, penso. Credo, Poi chi lo sa. Allora, ci riproviamo. C'è tutto. C'è tutto da fare, cazzo. È lunga. È tosta e lunga, allora, perché se te la fai rifare da capo, anche nella prima fase è lunghina. Vai, comincia allora, comincia con le botte. Onesto. Fai qualche pugno. Madonna, tanta roba. Ho fatto un gran casino. Ne becchi più insieme e quella è una gran figata, Lo becca? Onesto! Adesso bene, molto veloce anche. Vai di cancelletto. Ok, cover me. Vada, vada. Anto. Mo arriva il ragazzone e vediamo di gestirla meglio. Quanto equilibrio qua, madonna. Yeah.
it's Francis Wilkins? Cazzo. Ok. Think so. Feel the heat. Bring in the heat. Gotta love it. Prendi il pezzo grosso. E andiamo. Eh no, si è distratto. Riportiamolo all'ordine. Ma sta puzza che cazzo è? Orca pure, ci sta per ammazzare la puzza. Ma io posso scendere da qua, no? Finché non triggeriamo quella merda, non si può. Ah, cazzo, ho sbagliato proprio a fare. Ma che fa? Sfuggite? Cazzo, stanno morendo male. Merda! Però ce l'ha fatta anche giocare. Che coglioni. Shake it off, ok? Adesso mi dago un turbo pugno, porca troia. Dica. Abilità arte seg. No. Chakra, sì. Onesto. Si è incazzato. Però l'abbiamo beccato. Porca troia. Vai di mega pugno, che qua li ammazziamo tutti in un colpo. Se stavano tutti. Merda, porca troia. Sta fase è un attimo un casino. Spacca gli sta merda di tentacolaccio. Olè. Vulnerabile al crio, onesto. Peccato, potevamo giocarcela molto meglio, porca troia. Ma devi colpirgli il cazzo di cuore, maledetta. Oh, guarda che c'ha la super. Ma sei una merda. No need to
Che due cazzi, ce l'ha fatta inculare, che coglione. Vai. Good to go. Scende, occhio alla merda, occhio alla merda, occhio alla merda. Ma che fa, schiaffeggia? Ma vaffanculo, va. Abilità chakra, che male non fa. E poi una curatina al nostro amico Barret. E noi non gli... Orca troia. Uff, cazzo è dura, eh. Questa è bella dura. Ma forse ci siamo arrivati un... O meglio, una parola grossa, magari. Vai di turbo pugno. Porca puttana. Madosca. E orco. Vai col turbo pugno, è il momento del turbo pugno. Ancora. Onesto, onesto, onesto. E meno onesto, meno onesto, meno onesto così. Festa di cazzo. Sto tentacolo da merda, zio Billy. Arco 2. Barret cura. Invocatina, invocatina. Abbiamo anche azzeccato il, lo Shiva perché è figlio. Quindi top. Invocatina. Vada Shiva, faccia casino. Ma io mi devo dare una... Madosca. Onesto, abilità, turbo pugno. Vai che è a stremo finalmente, sta a merda. Colpisci lui che è a stremo, zio Billy. Abilità di rievocazione, minaccia glaciale, vai. Porca troia, è il momento. Cazzo, se l'è salvata, però no, è quasi morto, è quasi morto, è quasi morto. Mamma mia, dai, abbiamo fatto buone cose. No, orco tua, non minchiamo tutto adesso. Vada Shiva, vada Shiva. Vai, fallo fuori adesso. Vada Shiva con l'iceberg. Oh, se, madonna. Ma quanto abbiamo fatto una finisher fighissima. Muori cazzo. Mamma mia, arriva l'eroe figo per il tuo finale. Late to the party and you giving me orders? Onesto.
Bello. È molto epico, molto epico, assolutamente. Molto stiloso ed epico. C'ha pure il senso dello humor. Bene, bene, bella lotta complessa, il giusto, molto interessante, figo, figo, abbiamo fatto un cazzo di casino. Nel dubbio noi continuiamo a sparare come dei disgraziati. Faccia buco. Oh God, were those people? Ne sa. Un po' di zozzeria. Yeah. That's the Shinra I know. We need to get him somewhere safe. Everything else can wait until after. Agreed. Let's go. Cloud. Good kitty. Ok, ok, signori, mi sembra un buon momento per interrompere. Qui siamo a 2 ore esatte, quindi anche onesto. Abbiamo fatto un po' di casino, abbiamo scoperto un lato scuro della Shinra, senz'altro, perché questo laboratorio proprio sotto ai nostri piedi non ce la racconta giusta, hanno creato degli abomini di tutto rispetto. E quindi la trama si infittisce in un certo senso. È molto bello, assolutamente molto bello. È stata un po' meno triste, per fortuna, questa puntata, un po' più di azione, cioè no, anche l'altra è l'azione, però almeno qua abbiamo fatto un po' più di ricerca e meno lacrime, magari erano morti tutti. E noi continueremo chiaramente domani con le live per quanto riguarda Final Fantasy, credo sempre intorno alle 14:15, come abbiamo fatto sempre in questi giorni. Poi, come detto, ecco, per stasera, come detto, dovremmo tornare su live con Dying Light intorno alle 20:30, così se avete piacere di un po' di compagnia serale ci dovremmo essere, speriamo ci siate, ecco. E niente, che dire se non ringraziarvi ancora una volta per avermi fatto compagnia in queste altre 2 ore. Non vedo l'ora che arrivi domani per continuare a giocarci, perché ormai siamo lì, insomma, nelle fasi finali, e quindi è un po' peccato non concluderlo tutto in un battito, però insomma ci sta di farselo piano piano. Perciò grazie mille ancora e ci vediamo, dai, spero stasera tutti insieme, e al più tardi domani. Un caro saluto a tutti quanti, ciao ciao.